Benvenuti su Veie Games. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere la priorità acquisita. Traspare un po' dell'animo di questi coraggiosi avventurieri? Alex e il suo fratellino Brad, che si credono dei giganti, ma rischiano di scoprirsi fragili. E Giulia, l'amore della vita per Alex. Un amore corrisposto. Che dire di Conrad? Un ragazzo impavido, vero? O magari soltanto arrogante? Poi c'è il capitano Fliss. Donna forte, schietta e ostinata. Ho forse visto una scintilla tra lei e Conrad? Niente paura. Ogni scelta ha aiutato tutti a prendere decisioni per cui essere grati. Sta andando bene. In che condizioni era l'aereo? Quelle che ti aspetteresti? Brad, da non crederci. È stato come viaggiare nel tempo. Ma davvero? Beh, è stato come viaggiare nel tempo e ritrovarsi in una dimensione parallela in cui il mondo è sommerso e ci sono cirripedi ovunque. E squali. Squali? Era uno squalo grigio. Ah. Ehi, per me è stata una bella botta. Conrad non doveva portarci altre birre dopo aver aiutato Fliss. Magari ha pensato, queste le bevo io, e si è ubriacato. E da ubriaco ha dimenticato di portarle qui e ha preferito andare avanti a scolarle da solo. Stai descrivendo il fenomeno come se l'avessi già vissuto. Sì, è oggetto di studi da anni. Vado a cercarlo. Oh, abbiamo trovato una pallottola sull'aereo. Ah. L'ho lasciata sotto coperta, se vuoi vederla. Ehi là, orsacchiotto. Tutto ok? Scusa. Ripensavo alla nostra immersione. Che esperienza pazzesca, vero? Mi aspettavo una figata, ma è stata una figata che ti cambia la vita. Che avventura! Almeno hai un motivo per ricordare il viaggio. Ricordo benissimo ogni viaggio fatto insieme. Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata. Ti amo. Sai dove sono finiti tutti? Vado a vedere. Tu intanto rilassati. Hai visto mio fratello? O Fliss? Ah, no. Mi ero distratto. Cerchiamoli. Certo. Seriamente, non sono scherzi da fare, Giulia. Oh, già, le birre. Stavo andando a prenderle. Ok, ora che ci siamo tutti, diamo un'occhiata al taccuino del navigatore. Magari capiamo cosa ci facesse qui l'aereo. Dove l'hai messo? Nella tua valigia. Ok, lo prendo. Ehi. Tutto bene? C'è qualcosa che ti preoccupa? No, tutto ok. Scusa, non ci stavo con la testa. Quindi, niente più immersioni dopo l'incidente? Voglio essere chiara una volta per tutte. Infilarsi in quell'aereo è stato un azzardo, ovviamente un azzardo molto illegale. Ok, ormai il danno è fatto, per cui ci toccherà mentire per sempre o finiremo in galera. Beh, bocca sigillata.
missione domani. Io ci sto. Voglio ammirare il rottame da vicino. Ehi, hai il taccuino? Scusa, mi ero distratta. Tranquilla, prendiamolo. Preso. Torniamo su. Vieni qui, streghetta. Calma, tigre. Ci aspettano. Eccolo. Non si tira mai indietro. Ehi, gente, guardate. Oro della Manciuria. Andiamo a caccia di tesori sommersi? Che dici, capitano? Coordinate? Sì, sono coordinate. La destinazione dell'aereo? Ci potremmo arrivare entro domani. Bastano un paio d'ore se il tempo è clemente. Wow, trovato altro? C'era un piano di volo a bordo che indicava che era un aereo da soccorso. Sì, ha senso. Finita la guerra, molti bombardieri vennero convertiti. Ma poi è stato abbattuto perché era crivellato di fori di proiettile. Ne ho recuperato uno dalla fusoliera. Ah. Incoscienti, tutti quanti. Come, scusa? Vi avevo detto di non toccare niente lì sotto. Ti prego, non ricominciare con questa storia. Non sto parlando delle leggi. No, ehi, sono stati rispettosi. Avete fatto di testa vostra. Qualsiasi cosa abbiate preso è già troppo. Giusto. Dovevamo essere più cauti. Non è da me, mi spiace. Ok, forse. Non ti conosco. Dicevo che quel relitto andava lasciato in pace. Porta sfortuna. Ma voi ero vi state in giro convinti che non ci siano conseguenze. Ogni oggetto contiene un'essenza vitale. È come invitare in superficie un fantasma. Ci risiamo. Non ci avevo pensato. Pensare non è mai stato il tuo forte. Forse non ho mai sentito belle storie di fantasmi. Non sono storie di fantasmi. Non c'è niente da ridere. Della gente annegata qui e il loro riposo va rispettato. Giusto, Brad. Hai una storia di fantasmi? Sì, certo, ma sai, niente a che vedere con il racconto di Fliss. Un racconto? Sentiamo. Sei un narratore nato, lo so. È una faccenda inquietante, però. Dai, facci tremare. Ok, d'accordo. È una storia vera, accaduta qui vicino, in un vecchio faro. Scenario classico. Aspetta, una storia vera. Da dove viene? Beh, al porto ho incontrato questo super vecchietto. Aveva la pelle come cuoio, una benda all'occhio e una gamba di legno e per un dollaro mi ha svelato un segreto. Ok, andiamo. Il faro si staglia su un piccolo atollo, isolato dal resto del mondo. La sua luce solitaria è la speranza dei marinai. Il guardiano sente il suono impetuoso della risacca. In una mattina di nebbia vede una donna, ricoperta di sangue, che barcolla sulla spiaggia. Si affretta a soccorrerla e lei gli cade tra le braccia piangendo. Dopo averla condotta al faro, le chiede da dove venga. Non perde tempo. Bella mossa. Hai davvero un chiodo fisso? La donna risponde. Vivo qui, nel faro. I miei genitori sono al piano di sopra. Sorpresa! Ovviamente il guardiano le spiega che si sbaglia. Lui vive lì da anni in solitudine. Ma lei grida e ripete che i suoi genitori sono di sopra. Allora salgono all'ultimo piano del faro e lì, a terra, ci sono un uomo e una donna brutalmente uccisi con un'accetta. Sempre un'accetta? Ma dico io, qualcuno le usa ancora. Riferisco solo ai fatti, inclusi i cliché. Sminuzzati in piccoli brandelli con un'accetta. Sai, a volte è necessario abbellire i fatti per spingersi nel cuore della verità. Ma vabbè. Ok, ma chi era stato? La donna risponde: è stato mio marito. Poi si volta verso l'armadio e aggiunge: è lì dentro. Ah, ovvio, il marito. Vedi perché sono sempre stata restia a sposarmi? Allora il guardiano del faro si avvicina all'armadio. Lo apre lentamente. E, attenzione, c'è un uomo lì dentro. Con la gola squarciata, di netto. Terrorizzato, si avvicina al cadavere per osservarne il viso al buio. Vicino. Più vicino.
e riconosce il suo stesso volto. E allora urla con gli occhi fuori dalle orbite. Ah, è orribile! Bella, colpone di Shep. Fico! Bella storia, Ciccio. Ero presissima, niente male. L'hai raccontata meglio la volta scorsa, ma non male. Ok, vi siete divertiti abbastanza. È ora di andare a letto, sta arrivando il maltempo. Ah, no. Stando al regolamento ufficiale di navigazione, abbiamo diritto a un'ultima birra prima di andare. Che regolamento sarebbe? È il protocollo istituzionale standardizzato di controllo, comma 10 e 99. Ah, e dove l'hai letto? Su internet. Hai trovato un sito che ti autorizza a bere birra in ogni circostanza? Seguo gli ordini, signora. Mi piace questo sito. 10-4, amico. Sì, chiudo. Credo di sì. Ehi! Ehi! Merda! Lasciami! Ci sono quasi. Notizia buona e una cattiva. Una cattiva? Come può andare peggio di così? La cattiva è che forse sono i pescatori che ho fatto incazzare prima. Porco cazzo, Conrad! Beh, è fantastico. E quella buona? Che li riconosco. Ed è una buona notizia. Pensavo me l'avreste chiesta prima. Sei davvero un idiota. Merda. Ehi. Alex, che vogliono farci? Non voglio saperlo. Voglio uscire da qui. Siamo nella merda. Yeah.
pezzo di merda. Marcirai in galera. Con te farò i conti più tardi. Conrado! Nessuno sa che sei qui, signorina. Siamo soli soletti. Sfruttiamo questa occasione. Vai a farti fottere, brutto pezzo di merda. Sentito la signorina. Penseremo a lui più tardi. Cerca di comportarti bene, ometto. Ok. Ok. Abbia fatto amicizia con quelli. Hai visto mio fratello? No, non l'ho visto. Spero sia al sicuro. Ok. Girati. Nascondi le mani. Quando riportano giù. Forse li cogliamo di sorpresa. Ok, arrivano. No, vaffanculo! Ehi, ehi, come stai? Che ti hanno fatto? Sto bene, non mi hanno toccata. Hanno chiesto dei nostri genitori. Cosa? Quanto denaro hanno? Dobbiamo solo aspettare per sapere che faranno di noi. Sono arrivati in barca, potremmo prenderla. Già.
È un motoscafo. Il loro capo ha una pistola. Uno potrebbe prendere la barca e cercare aiuto. Se riuscite a distrarli, salgo io sulla barca. Sarò lontano prima che il tipo con la pistola se ne accorga. 7 secondi. Posso uscire dal finestrino, ma vanno spaccati questi. Troppo rumore, ci sentiranno. Attenderemo che il tuono ci copra. Ah, buona idea. Mi calerò dal finestrino sulla barca. Voi provate a distrarli. Conrad, ok. Concentrati e vai alla barca. Ok, andiamo. Lascia fare a me. Che diavolo fa, idiota? Attento, non peggiorare le cose. Pensaci bene, ragazzo. Barca! Raggiungi la barca! Questo pivello mi ammazza, Holst. Seduti. Laggiù. Tu, vieni qui. Seduto. Avanti. Arrêtez, bande de cons. C'est mon bateau. Stop. Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Olson! Vieni! Allora, chi vuole raccontarmi la storia di questo orro della Manciuria? Stavamo solo scambiando due parole. Volete parlare? Abbassate la voce. Io ve lo dico. Fliss è loro complice. Lei e questi tizi bazzicano le stesse acque. È il capitano. Perché non le fanno nulla? Avrà detto loro dell'oro della Manciuria. Sono in combutta. Ho appena perso tutto quello che avevo e tu sospetti di me. Vi siete messi d'accordo? È una trappola e tu ce l'hai tesa. Ehi, idiota!
tapa quella foglia! Seduti, tutti! Tu, vieni con me. Ehi, lasciala stare! Scopri quanto durerà la tempesta. E non fregarmi, in qualsiasi modo, o prenderlo. Duke of Milan, chiedo previsioni meteo. Passo. Duke, ti riceviamo, tutto bene? Passo. Sì, volevo avere qualche aggiornamento sulla tempesta. Si balla parecchio qui fuori. Passo. Forte tempesta da est. Vi centrerà in pieno, ma dovrebbe superarvi presto, entro un'ora. Mi sento agitata, Duke. Facci sapere se vi serve aiuto. Non è da te perdere la calma per una burrasca. Già. Ok. Bene. Due gocce d'acqua e una folata non ci spaventano. Grazie per l'aggiornamento. Ci vediamo a terra per un bicchiere tra un paio di giorni. La nostra salvezza. Brad rimarrà nascosto. È più al sicuro là che con questi psicopatici. Grande idea, può restarci secco lì sotto. Brad è adulto, starà bene. E ora come ora è meglio per tutti se rimane dov'è. Ancora tutti vivi. Sarebbe potuto andare diversamente. Il mio animo da creatura gentile mi porta a elargire consigli su ciò che accadrà in futuro. Procedo? D'accordo, allora. In questo caso citeremo direttamente il bardo. Il mercante di Venezia, atto secondo, scena settima. Il principe del Marocco estrae una pergamena dall'occhio di un teschio e legge: «Non è oro tutto quel che luce. Il proverbio te lo dice». Comunque, ora che la situazione ha raggiunto un buon livello di angoscia,
Immagino che sarà meglio tornare al nostro racconto, senza dimenticare che non tutto è sempre totalmente ciò che sembra. O forse non avrei dovuto dirlo. Grazie. Forza, avanti! Qua, il nom se ne vient. Cet endroit, c'est un foutu cimetière. J'espère qu'on est les seuls ici. Tutti! Questo posto è un'enorme trappola galleggiante. Pensavo a una gita alla nave fantasma. Qui mi si rizzano i capelli in testa talmente tanto che posso evitare il gel. Pourquoi on se tient pas d'ici? Préférerais être n'importe où qu'ici. J'ai vraiment envie de savoir ce qu'on va découvrir. Fermez-la! On continue. Moi, invité! Cosa vogliono da noi questi stronzi? Ah, oh, merda! Cos'era? Merda! Olson, che importi ici? Ok, entrate, tutti quanti. Ehi, è buio pesto qui!
Dateci una torcia! Oh! Grazie. In che razza di merda siamo finiti? Quanto abbiamo potuto osservare sembra una nave e sembra essere abbandonata, quindi azzardo l'ipotesi si tratti di una nave abbandonata. Pensi che questa nave sia l'oro della Manciuria? Siamo vicini a dove indicano le coordinate. Non possiamo starcene qui. Serve un piano. Non siamo proprio nelle condizioni per azzardare altre mosse geniali. Appena abbassano la guardia, dobbiamo approfittarne e scendere da questa nave. Giusto, questa bagnarola ci porterà sul fondo dell'oceano. Abbiamo già tentato la fuga e non è stato un successo. Bisogna tornare alla barca e trovare Brett. Che gli è successo? Non ne ho idea. Hanno la calotta dello spinterogeno. Non ci si può muovere senza. Allora, ok, cos'è una calotta dello spinterogeno? Immagina di doverlo spiegare a un ignorante in materia di barche. Serve a far andare il motore, non lo so. La Duke of Milan è un tronco alla deriva senza. Mentre quei tizi cercano l'oro della Manciuria o qualsiasi cosa pensino ci sia su questa bara galleggiante, dobbiamo approfittarne e cercare una via di fuga. Fliss, volevo solo scusarmi. Insomma, ho preso un abbaglio. Come dici, scusa? Ecco, io... temo di essere giunto alla conclusione che forse... sai, che tu fossi in combutta con quei tizi. Ma... insomma... è ovvio che mi sbagliavo. Non ti hanno riservato un trattamento migliore del nostro, quindi... ciao. Aspetta, traduco. Ti sta chiedendo scuse. Ecco, io... Le tue scuse sono accettate, più o meno. Ok. Bene. Chissà perché questa è strappata. Ma che cos'era questa nave? Quando ti abbiamo detto che sarebbe stata una breve avventura... c'era qualcosa nelle clausole. Verranno dettagliati in fattura tutti questi... extra. Grande. Di tutti i posti in cui potrei morire, una vera nave fantasma. Le stronzate, ti dico appena una cifra. Almeno non hai incluso i danni alla tua barca. Lo faccio ora. Davvero molto spettrale. Che è successo qui? Venite a vedere.
Come va? Non riesco ad aprirlo. Qui, qui. Potremmo forzarlo e scappare. Ehi, 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 non sappiamo dove potrebbe portare. Immagino che dovremmo scoprirlo. Vuoi che apra un varco a forza? Oh già, eccolo, è arrivato il vero mago. Qualcuno deve distrarli. Faremo casino. Sì, giusto. Conrad, fai tu. Che cosa fate lì fuori? Cercate i dobloni d'oro, fottuti filibustieri del mio stracazzo! Sì, dico proprio a voi, vi spegno i pappagalli da compagnia e li appendo in cambusa, maledetti bucanieri! Vi informo che sono cittadino americano. Volete che il mio presidente vi prenda a calci? Occhio! Perché verrà a prendervi uno a uno. Ehi! Ehi, mi sentite? Sto parlando con voi! Pronto? Siamo al sicuro. Silenzio. Non ci si può fermare. Guardate, l'hanno sistemato bene. Forza. Devono esserci delle scale qui intorno.